Procediamo la seduta con le interpellanze. Iniziamo con la prima interpellanza del 3 agosto del consigliere Piazza relativa all'ex centro trasmittente a onde medie, alla quale riceverò risposta in aula dalla vice sindaco. Prego, consigliere. Grazie Presidente. Il comune di Bologna è proprietario di un complesso terreno ed alcuni edifici nel comune di Budrio, denominato ex centro trasmittente ad onde medie, essendo adibito fino a qualche anno fa a complesso Radio Rai. L'edificio principale è meglio noto come Palazzina Marconi, in quanto voluta dal celebre premio Nobel e da lui dedicata, come dimostra una targa purtroppo oggi rimossa. Questo sito, acquistato nel 1934 dal comune di Bologna ed inaugurato nel 1936, ha una storia tecnica molto importante, essendo sede dei primi esperimenti in onde medie, ma oltre a questo era anche un vero e proprio simbolo per Bologna, dove i nostri concittadini avevano concretizzato l'orgoglio di aver dato i natali all'illustre genio dell'etere. Rappresentava anche l'affetto per Guglielmo Marconi. Furono tante, anche innumerevoli e autorevoli, le voci che chiesero la stazione fosse intitolata proprio a Guglielmo Marconi. E questo spirito emerge bene dagli articoli dell'epoca. In particolare ve ne leggo uno tratto dal Resto del Carlino del 1° luglio 1934, a firma anche dell'illustre scienziato Majorana, il professor Righi e il cavalier Ducati. Diceva così: «Sarà stata appresa con particolare soddisfazione e con legittimo orgoglio della cittadinanza bolognese la deliberazione presa ieri relativa all'impianto di una stazione radio a Bologna, a cura dell'EIAR. A nessuno può sfuggire l'importanza di questa deliberazione, in quanto essa, oltre a coronare una giusta aspirazione di tutti i radioamatori, pone Bologna anche in questo campo all'altezza delle altre grandi città italiane. Ma non basta. Per noi la decisione ha il significato più profondo di un riconoscimento. Infatti Bologna, città che ha dato i natali a Guglielmo Marconi, mago della radio, e che l'illustre scienziato tiene particolarmente cara, essendone del resto ricambiato con pari affetto, non poteva e non doveva rimanere senza una stazione trasmittente. A Bologna, per i suoi vincoli indissolubili con Galvani, Righi, Marconi, non poteva non essere concesso il giusto orgoglio di ricordare ai popoli della terra, spesso immemori, che qui scoccò la prima scintilla della più splendente scoperta dell'epoca nostra. La Radio Bologna esalterà nel mondo il genio della gente della nostra terra e legherà nel tempo il nome della nostra vecchia e gloriosa città al genio del suo grande figlio, che qui nacque e studiò e diede ali al suo grande volo. Il comune sarà sempre in prima fila perché l'alta, nobilissima iniziativa divenga realtà. Ecco, se chi scriveva questo nel 1934 avesse immaginato che oggi il comune di Bologna e quello di Budrio si sono accordati per demolire tutto in nome dell'ennesimo centro commerciale, in un paese dove si è smesso persino di celebrare l'anniversario del nostro genio Guglielmo Marconi, avrebbe avuto un triste sussulto. Ma vi cito anche la delibera del comune di Bologna con cui acquistò il terreno e che rimarcava ancora lo spirito generale di affetto ed orgoglio dei bolognesi, dove assume un importante, il comune, un importante impegno morale. Diceva così: «Bologna attribuisce all'attuazione dell'impianto di una stazione radiofonica un valore anche di alto significato morale, come omaggio e affermazione della città che diede i natali a Guglielmo Marconi e come nuova fattiva espressione di quel patrimonio culturale che per il suo antico studio la onorano nell'appellativo di dotta». Così scriveva il comune di Bologna. Ecco, è importante sottolineare che l'edificio, inaugurato nel 1936, ha subito solo lievi danni nel secondo conflitto mondiale, subendo poi un modesto ampliamento. Nel 1951 viene reinaugurato, conservando in gran parte il suo aspetto originario. Infatti restano visibili le ombre dei fasci littori nel nuovo edificio, che sono stati rimossi, a testimonianza del fatto che il corpo principale e la maggior parte degli edifici sia mantenuta inalterata durante il conflitto mondiale. L'amministrazione cancelliere, nell'accordarsi con il comune di Budrio, pare non aver considerato che il sito è tutelabile per interesse storico, in quanto edificio pubblico con più di 70 anni. Ma di più, il sito sarebbe a nostro avviso tutelato anche per interesse scientifico-culturale, infatti la sovrintendenza lo ha tutelato provvisoriamente nell'attesa di analizzare la corposa documentazione. Se la tutela venisse confermata, determinerebbe l'impossibilità di abbattere l'edificio e il comune di Budrio, dal canto suo, dovrebbe rivedere i suoi strumenti urbanistici. Ecco, non certo come grande scienziato, ma come umile, tra virgolette, radioamatore, vorrei sapere come si pone il Comune di Bologna davanti a questo fatto, alla luce anche della tutela intervenuta, provvisoria. A sostegno poi di questo pezzo di storia, di orgoglio, sono intervenute importanti associazioni, quali la Fondazione Marconi, il WWF. Da che parte vuole stare la nuova amministrazione? Intende valorizzare questo patrimonio o proseguire nell'intento di dismissione di un altro pezzo della nostra identità culturale e storica? Ma chiedo anche se non si ritenga che a livello comunale siano stati compiuti degli errori o delle omissioni amministrative che avrebbero potuto in qualche modo creare un danno economico ed immagine al Comune di Bologna. Ad
La soprintendenza, infatti, non è stata informata del processo di dismissione dell'immobile che avrebbe portato alla sua demolizione. Se il Comune, poi chiediamo anche se il Comune ha presso i suoi depositi targhe o oggetti vari asportati dal centro Marconi, come dimostrato da numerose fotografie, e se sì, di avere quindi un elenco dettagliato di questi materiali. Grazie. Prego, Vice Sindaco. Grazie mille, Presidente. Grazie, Consigliere Piazza. Cerco di riassumere, nel poco tempo che ho a disposizione, tutti gli elementi che ho raccolto per poter rispondere alle sue domande. Allora, premetto innanzitutto che il complesso in argomento insiste su di un'area posta in via Zenzalino Sud a Budrio, che è stata interessata da un piano particolareggiato di iniziativa privata. Su tale area il Comune di Bologna e il Comune di Budrio hanno agito a partire dalla delocalizzazione del sito nell'ambito del piano di localizzazione delle emittenti radiotelevisive, il PLERT, approvato dalla provincia di Bologna con delibera di consiglio numero 87 del 4 dicembre 2007 ai sensi della legge regionale dell'Emilia-Romagna 31 ottobre 2000 numero 30. La delocalizzazione e dismissione dell'impianto, infatti, sono state previste dal PLERT, approvato dalla provincia di Bologna, che al paragrafo 2621 della relazione elenca il sito di via Zenzalino Sud fra quelli incompatibili in relazione alla loro collocazione, cioè meno di 300 metri dall'abitato. Leggo qui un brano, cito quindi proprio tra virgolette, un brano tratto dal documento appena citato, che dà atto che l'amministrazione comunale di Budrio ha maturato l'esigenza di delocalizzare un'importante installazione radiotelevisiva ad onde medie di proprietà Railway, situata sul proprio territorio in località Cento, per favorire lo sviluppo omogeneo di un'area industriale limitrofa. Ed inoltre che, virgolette, nell'ambito della conferenza di pianificazione del PLERT, il Comune di Budrio ha ufficialmente richiesto a Railway, divisione trasmissione e diffusione della RAI, Radio Televisione SPA, il trasferimento dell'impianto per una diversa località compatibile rispetto ai criteri obiettivi di pianificazione del PLERT, nonché verificata e assentita da un punto di vista tecnico e radioelettrico della stessa Railway. L'area è stata individuata, il Comune ha definito le condizioni tecniche e economiche di consenso della proprietà fondiaria interessate per predisporre la delocalizzazione dell'impianto, ha verificato con la provincia l'idoneità del nuovo sito rispetto alle indicazioni di piano, ha infine messo a punto un accordo procedimentale che sancirà gli impegni di entrambi i contraenti, Comune e Railway, in vista dell'insediamento fisico e operativo della nuova installazione. Fino a qui quanto appunto ho citato direttamente dal documento. La Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, nella nota del 6 giugno 2007, avente per oggetto la formulazione delle osservazioni al PLERT, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20/2000, non rileva incompatibilità alla delocalizzazione, raccomanda anzi che il piano provinciale preveda la delocalizzazione dei siti non idonei, pretendendo dai comuni precisi impegni di carattere temporale, nonché lo smantellamento delle strutture abusive oppure in disuso. Per quanto detto fino ad ora, il Comune di Bologna e il Comune di Budrio ritengono che il sito non sia sottoposto ad alcun vincolo ad alcun tipo di vincolo conservativo. A seguito dell'adozione del PLERT nel 2008, il Comune di Budrio ha dato avvio al procedimento per addivenire all'accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale urbanistica avente ad oggetto delocalizzazione dell'impianto Railway, eccetera, eccetera. Non leggo tutto il titolo dell'accordo di programma, con delibera consigliare numero 132 del 21 aprile 2009, il Comune di Bologna approvava un protocollo d'intesa con il Comune di Budrio volto alla trasformazione urbanistica dell'area in Budrio, località Cento, in fretta della strada comunale Zenzalino Sud, definendo modalità e oneri relativi alla valorizzazione dell'area di proprietà del Comune di Bologna all'interno della procedura per l'attuazione dell'ambito di sviluppo produttivo sovracomunale a Cento di Budrio. L'accordo di programma in variante alla pianificazione territoriale urbanistica è stato sottoscritto in data 22 settembre 2010 dalla Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, Comune di Budrio e soggetti privati interessati. In data 15 ottobre 2010 il Comune di Budrio, con delibera del Consiglio Comunale numero 74, ha approvato tale accordo di programma, successivamente ratificato in data 30 novembre 2010 con decreto del Presidente della Regione Emilia-Romagna numero 271.
Il Comune di Bologna ha approvato i contenuti del suddetto accordo di programma, come ricordava già, mi sembra, il consigliere Piazza prima, con atto del commissario straordinario, dottoressa Anna Maria Cancellieri, in data 23 novembre 2010. La delocalizzazione dell'impianto di via Zenzalino Sud in località Spino Bianco di Vedrana non è avvenuta, in quanto in data 11 novembre 2010 è pervenuta da parte di Railway formale rinuncia alla concessione relativa all'utilizzo del sito in oggetto, condizionata all'avverarsi della delocalizzazione del centro trasmittente onde medie di Budrio nella nuova area. Ho tralasciato di indicare tutti i numeri dei PG e così via. La società Railway Spa e il Comune di Budrio, in data 29 dicembre 2011, hanno sottoscritto un addendum all'accordo già sottoscritto in data 20 giugno 2008, che prevedeva tra l'altro, in caso di rilascio dell'autorizzazione alla dismissione dell'impianto da parte del Ministero competente, lo spegnimento dell'attuale impianto in località 100 di Budrio. Tale definitivo spegnimento a cura di Railway è avvenuto comportando quindi il decadere della necessità di delocalizzazione dell'impianto e la possibilità dello smantellamento diretto dell'impianto stesso in coerenza con quanto previsto dal PLERT. Per quanto attiene alla demolizione delle attrezzature presenti nel lotto, compresa l'antenna, Railway, trattandosi di strumentazione di sua proprietà, a seguito della dismissione dell'impianto da parte del Ministero, ha provveduto autonomamente senza nulla dover chiedere al Comune di Bologna. Pertanto il Comune di Bologna, sottoscrivendo gli accordi sopradetti, ha inteso dare attuazione a quanto sottoscritto ed approvato dal Consiglio Comunale. Questo con riferimento alla ricostruzione, al fatto appunto del sito alternativo verso cui avete dovuto spostarsi Railway e allo smantellamento delle attrezzature da parte di Railway medesima, posto che era lei la proprietaria. Con riferimento al quesito relativo alla sovrintendenza, cioè se il centro trasmittente è vincolato dalla sovrintendenza per i beni architettonici, molto sinteticamente provo a rispondere sottolineando che la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici sta effettuando le verifiche per accertare la sussistenza dei requisiti per sottoporre l'immobile a vincolo. Il Comune di Bologna partecipa a questo procedimento in corso facendo pervenire alla Soprintendenza tutta la documentazione rinvenuta presso gli archivi storici. Il Comune di Bologna non aveva precedentemente attivato la procedura prevista dal Decreto Legislativo 42/2004, in quanto dalla documentazione disponibile la datazione dell'immobile lo collocava all'inizio degli anni 60, ma successive verifiche e ricerche hanno permesso di datarne un primo nucleo nel 36. Lo stato attuale dell'edificio, sia interno che esterno, è profondamente mutato rispetto all'originale. Oltre alla demolizione del portale razionalista, si è rilevato che tutte le finiture, bancali, soffittini, prefabbricati di gronda, scale interne, tinteggiature esterne, eccetera, si collocano in un intorno di tempo verso il 1960. Intorno a quella data lì. In ogni caso il Comune resta in attesa del giudizio della sovrintendenza e, come appunto ho detto, sta fornendo tutta la documentazione necessaria affinché la sovrintendenza si esprima in merito alla sussistenza dei requisiti per sottoporre l'immobile a vincolo. Un altro elemento che era stato chiesto al consigliere Piazza con riferimento al fatto se il Comune dispone di materiale, targhe eccetera e quant'altro, che su questo mi dispiace ma non era nella domanda che avevo e quindi non ho una risposta immediata, mentre ho una risposta immediata in merito al quesito che poneva sempre il consigliere Piazza se l'amministrazione avesse chiesto parere alla Fondazione Guglielmo Marconi sul sito di Budrio. Durante l'istruttoria, assessore, la invito a concludere, sono già 8 minuti e mezzo. Durante l'istruttoria per addivenire all'approvazione dello strumento di pianificazione, il Comune di Bologna non è mai stato sollecitato dalla Fondazione Marconi ad un confronto, né ha ricevuto pareri o richieste sull'argomento. Quindi, non essendo la Fondazione Marconi un interlocutore istituzionale, non avendo fatto nessuna richiesta in merito, il Comune non ha intrattenuto relazioni sull'argomento. Grazie, scusate il tempo. Grazie assessore, prego consigliere.
Grazie Presidente, ho capito la storia, non la conoscevo perché avevo letto le delibere, però devo dire che il punto importante è quello che ha cominciato a citare l'assessore nella sua ultima parte, cioè il fatto che la sovrintendenza stia effettivamente svolgendo delle verifiche per la tutela dell'area, che noi, secondo noi sicuramente avranno esito positivo, perché l'area ha più di 70 anni, è stata solo parzialmente rimaneggiata nel 1951 con un ampliamento di volume, l'edificio centrale è ancora quello originario, non sono stati fatti rimaneggiamenti, abbiamo documenti del 1970 dove la RAI dimostra di avere apportato solo lievi modifiche e manutenzioni straordinarie, ma non ricostruzioni complete dell'opera, per cui sicuramente l'edificio è un edificio pubblico di oltre 70 anni, ma a parte questo stiamo parlando di un ennesimo pezzo di storia, di identità culturale della nostra città e del nostro essere bolognesi che viene purtroppo demolito. Un progetto intelligente secondo noi avrebbe potuto essere quello di valorizzare questa struttura all'interno del nuovo progetto, lasciando in essere l'antenna, o meglio le antenne se si sarebbe potuto mantenere anche la seconda, che avrebbero caratterizzato l'area, come non so, il centro commerciale Marconi, che sarebbe stato possibile vedere da lontano con un'antenna, al cui interno la palazzina avrebbe potuto essere ancora lì come bene storico e di interesse, in cui tutti i bolognesi potevano comunque ancora ritrovarsi, come vi ho letto dai pezzi del giornale e dalle delibere, erano giornali. Consigliere, la invito a concludere. È una risposta di soddisfazione all'intervento dell'assessore, non un nuovo intervento, quello di un minuto del consigliere. Prego. Grazie Presidente, ma nella risposta dell'assessore c'erano elementi che dovevano essere sottolineati. Concludo semplicemente dicendo che ci vuole molta attenzione in questo periodo a questo patrimonio che noi ancora abbiamo, soprattutto quando si tratta di grandi premi Nobel come Guglielmo Marconi. Grazie. Grazie consigliere. Numero 70.